Buonasera ragazze e ragazzi, nuovo video. Oggi in questo video vi voglio mostrare come struccarsi correttamente, perché spesso per questioni di tempo, di pigrizia, ci strucchiamo in maniera errata. Quindi oggi vi voglio mostrare gli step veri da eseguire, da cercare di eseguire ogni volta quando ci dobbiamo appunto struccare. Allora, innanzitutto esistono vari tipi di struccanti, dal latte detergente allo struccante liquido allo struccante bifasico. Io oggi vado a usare lo struccante bifasico e in questo caso vado a usare questo della Garnier, che è un'acqua micellare tutto in uno, che appunto strucca, deterge e lenisce. Di solito ragazzi io prendo sempre due dischetti perché bisogna pulire bene il viso, proprio rimuovere completamente il trucco. Quindi il primo step da fare, vado appunto a versare lo struccante sul mio dischetto bello imbevuto e vado praticamente a rimuovere il fondotinta. Quindi parto subito ragazze da questa zona. Come potete vedere, il dischetto è davvero sporco, quindi io non vado a utilizzarlo per gli altri passaggi. Quindi ragazze, prendo un dischetto pulito, lo bagno nuovamente, ecco qua, bello imbevuto, e vado a ridare una seconda passata in viso per assicurarmi che la pelle sia ben pulita. Ok, vedete? Ancora abbiamo tolto altro residuo di fondotinta. Ora prendiamo di nuovo un altro dischetto pulito e iniziamo a togliere il trucco occhi. Quindi di nuovo un altro dischetto e procedo con lo struccaggio dell'occhio, che si svolge in questa maniera: andiamo prima a togliere praticamente l'ombretto e poi con movimenti dall'alto verso il basso andiamo a rimuovere il mascara senza strofinare troppo, quindi mai fare questo movimento, ma fare questo movimento dall'alto verso il basso per non rovinare le ciglia. Allora iniziamo subito piegando il dischetto in questa maniera a rimuovere l'ombretto. Ok, lo rimuovo anche di qua, cercando di toccare al minimo le ciglia, ragazze. Che tolto l'ombretto, ragazzi, inizio a fare dall'alto verso il basso per togliere tutti i residui di mascara, cercando di non strofinare troppo forte. E poi procediamo anche con il basso facendo questo movimento. Vedete quanto è sporco? E così abbiamo tolto anche il nostro mascara. Un nuovo dischetto, ragazze, andiamo a togliere i residui di rossetto. Ok, una volta provveduto a rimuovere definitivamente tutto il nostro make-up, procediamo subito con lavare il viso con un detergente. E quindi qualsiasi detergente avete, nel mio caso io vado a utilizzare questo, ve lo mostro subito, ma lui, la Roche-Posay, come potete vedere, e questo praticamente è un detergente non detergente estremamente delicato, ragazze. Io ormai sono tre tubetti che
li ricompro, proprio perché, ragazze, io sapete che sto facendo, ho fatto, diciamo, perché adesso sto facendo, per modo di dire, terminando la cura dell'acne, e quindi vado a utilizzare detergenti ultra delicati, mi sciacquo il viso e torno da voi. Eccomi tornata, ragazze. Allora, una volta sciacquato il viso con il detergente, andiamo a prendere il tonico, ragazze. Come vedete, io utilizzo sempre un tonico molto delicato e rinfrescante. Prendiamo un nuovo dischetto. Mi raccomando, ragazze, il tonico utilizzatelo sempre, perché oltre a normalizzare il pH della pelle, la prepara per la stesura della crema, quindi è estremamente importante. Allora, andiamo a versare il tonico. Io abbondo sempre, ragazze, perché a parte che è piacevole e rinfrescante, è un passaggio in più, ma ahimè è assolutamente necessario. Allora, vado a un pochino stenderlo su tutto il viso. Ok, ora attendiamo qualche minuto che il tonico si asciughi, penetri in profondità, quindi la nostra pelle poi sarà pronta per procedere all'idratazione. Ci vediamo tra pochissimi minuti. Grazie, siamo pronte per idratare la nostra pelle. Allora, prima cosa, ragazze, vado a usare qualche goccina di acido ialuronico. La metto qua. In questi tre punti, ragazze, che sono i punti praticamente dove mi necessita di più lavorare e idratare. Sempre un massaggio, ragazze, dall'interno verso l'esterno. Ok, aspettiamo qualche secondo che l'acido ialuronico penetri in profondità, dopodiché, ragazzi, andiamo a applicare la nostra crema viso, quindi ognuna di voi utilizzerà la crema che gli necessita. Io in questo caso, in questo periodo, sto utilizzando questa della Baroque Cosmetics, è un siero rimpolpante, è un trattamento effetto filler, quindi vado anche a mettere questo e metto sempre in questi punti, ragazze. Questo, ragazze, lo vado a stendere anche sul collo e faccio sempre questo genere di movimento. Facendo una sorta di massaggio che vada ad attivare la microcircolazione. Passando più volte, ragazze, andate anche a riscaldare la pelle e il prodotto penetra di più in profondità, quindi avrà una migliore efficacia. Ok, quando sentite che è penetrato bene, potete dire di aver terminato il vostro trattamento. Bene, ragazze, allora io sono pronta per andare a dormire. Adesso mi metto il mio pigiamino. Domani mattina non farò altro che lavarmi il viso con acqua abbondantemente fredda, in modo da attivare la microcircolazione del viso, per avere un viso tonico, una pelle più elastica, e poi andrò a applicare le mie cremine. Mi raccomando, seguite questi consigli e vedrete che la vostra pelle sarà sempre perfetta. Io, come sempre, ragazze, vi invito a iscrivervi al mio canale. Chi mi vuole seguire su Instagram ve lo scrivo qui, sono federicasweet02. Vi mando un bacione, vi mando un salutone immenso e un
un bacione a Evelyn e a tutte le altre e ci vediamo al prossimo video.